Bene, e i giochi sono fatti perché oggi Olavo la spacca e credo che andrà bene perché la squadra è decisamente forte. Certo, livelli molto alti, però i Pokémon sono sempre gli stessi. A parte Abathop non potevo fare molto perché dovevo appunto registrare l'episodio. Mi ci sono volute 3 ore per portarli a questi livelli e voi potreste dire, beh, prenditene altre due e registra l'episodio più tardi. No, va bene così. Dunque, mancano Lance e il campione. Lance l'altra volta, bene o male, ho visto solo due Pokémon. Immagino che abbia, ovviamente come gli altri Super 4, tutte quante fusioni. Che abbia anche un Dragonite fuso con un altro Dragonite. Sarebbe il Dragonite definitivo. Inizia, se ricordo bene, con Dragodos. Bene, quindi Dragonair più Gyarados. Penso che un Ice Beam, un gelo raggio. Normale, però sufficiente. Beh, sufficiente. Gyarados ha un attacco speciale davvero alto, alto, alto. Togekiss, non Togetic. Togekiss potrebbe causare un problemino. No. Eppure non riuscivo a shottare i primi 3 Super 4. Contro Lance sto shottando tutto. Tyrandactyl, bello, però mi dispiace, vai KO anche tu. Oh, ha missato Dragon Rush. Ha missato Dragon Rush e vai. Oh, allora, oggi Lance lo faccio tutto quanto in una volta sola. Dai. Tiffnair. Oddio, Dragon. Oddio, acqua, però fa normale. Vabbè, dai, facciamo un danno normale. Typhlosion più Dragonair è molto interessante. Fireblast. Non è bastato Fireblast, ok? Mi fa full restore, probabilmente ne fa un altro. Se lo consuma gli dico grazie, così da finiti. No, non lo consuma. Allora, sono comunque più veloce di qualsiasi cosa lui abbia. Poridra. Ok, drago normale, probabilmente Ice Beam. Penso che possa bastare. Sì. E dovrebbe aver finito? Sì, eccolo qua. Vai, solo con Genras. È andata! Non posso credere che i miei draghi abbiano perso contro di te, Link. Ora sei campione della Lega Pokémon. O meglio, lo saresti stato, ma ti aspetta un'altra sfida. Devi affrontare un altro allenatore, se no Meblù. Ha battuto lui Super 4 prima di te. È lui il vero campione della Lega Pokémon. E curiamoci. Mi mancava un'intera parte di gioco da esplorare, quella della pista ciclabile che ho comunque fatto. E quindi diciamo che Poliquet è salito di livello molto più di tutti gli altri. Però c'è un'allenatrice fuori dalla Lega Pokémon che ha Pokémon di tipo fuoco. Quindi Poliquet e Gyarados e anche Zapligator hanno levellato grazie anche al Fortunuovo che si prende nella zona della spiaggia, alla zona Safari alla quale si accede tramite Spaccaroccia. Cerco di essere il più esaustivo possibile. Sono saliti di livello molto velocemente. Ok, metto Charion davanti perché dovrebbe avere Pidgeot fuso con. Non lo so. E possiamo andare. Bene. Allora, blu. Ah, qui hanno fatto in modo che tu non vada subito ad affrontarti con il rivale. Posso ancora fermarmi? Ah, posso. Fino a che non parlo. Vada come vada, ci siamo. Eccolo qua. Sì. Lavorando a Pokédex ho catturato tutti i tipi di Pokémon, cioè ho formato squadre che potessero battere tutti. E ora sono il campione della Lega Pokémon. Sai cosa significa questo, Link? Che sono l'allenatore più forte del mondo! Ah, ecco perché questa l'ho trovata nei file di gioco. Stavo vedendo le musiche e questa c'era. Marowak. Ah, certo, Marowak più Pidgeot. Però è terra. Melma. E allora ti faccio Inferno! Bene, così lo scotta anche. Non lo scotta perché è un critico. Wow! Bene, bene, bene. Ripe Mortar. Ripe Mortar. Ripe Mortar. Non lo so. Thunderfang. Non ha terra. Meh. E che gli faccio ma questo? Mandiamo Poliquet allora. Vabbè, Drill Runner, ovvio. 4 per, figurati. Poliquet. Poliquet, durante la prima sfida alla Lega Pokémon. È stato un bellissimo aiuto. Praticamente si era lavorato lui, Bruno, se non sbaglio. Electidos. Bello. Molto bello con le braccia. Anche lui. No, perché non è acqua. Thunder Punch. Gli faccio. No, paralizzato. Vabbè. Mi faccio colpire, dai. Voglio anche Brick Break alla fine. Poteva andare buono, eh. Allora, facciamo così. Lo ricarico con Full Restore.
Ok, così faccio. Anche Draining Kiss non sarebbe male, però Brick Break è da stab. Fa un bel po' di male Brick Break perché... Oddio, potrei andare con... Ok. Devo fare surf, ma... Oh, beh, quella sarebbe bastata quella Brick Break di prima. Niente, Thunder Punch, vabbè, non è un problema. Mandiamo un po' Zapplicator, che anche lui si è allenato un bel po'. Ha fatto dei bei livellini. Ma... Dai, buono, buono, buono. Dragon Claw, tanto per gradire. Cavolo, fa più male Surf. Vai. Dai, oh, quante Full Restore c'ha? Non è la terza quella? Provo con Discharge, anche se no, penso abbia Volt Absorb, quindi eviterei di fare Volt Absorb. Thunder Punch, ok, ancora Surf, dai, questa è la terza sicuro però. Questa era la terza sicuro. Allora, anche lui andrà KO, ma non importa. Perfetto. Waterfall, ah, non ha fatto. È sciapo allora. È sciapo sto bimbo. Critical quando serve, bene, bravissimi. Bravi tutti. Blasso. Ah, tu sei acqua erba, eh. Discharge. Buonissimo, paralizzato. Aia, Power Whip. Power Whip è tremenda. Mandiamo un po' a Chareon, che gli faccio... Ah, Chareon è andato KO. Ah, con Drill Run, certo. Potrei fare Gelo Raggio. Gelo Raggio, sì. Gli faccio un danno normale con Gelo Raggio, ma almeno sono sicuro di poterlo mandare KO. Buono, buono, buono. Ha un attacco speciale altissimo Genras. Peccato che sia natura Adamant. Madonna, ma che è Starkazam? Ma per favore, ma vai via. Vabbè, la difesa, io faccio l'attacco speciale. Oh, wow! Bravo, ha resistito. Ok, difesa, difesa speciale. Sì, ma penso che sia sufficiente. Ah, critico! Allora, forse, perché l'ho vista proprio scendere di botta alla fine, potrebbe aver influito. Tautor. Allora, Tautor è per forza erba normale, per forza. No, è psico normale. Che seccatura quando proprio ti ingannano con il look. Ecco qua, battuta la Lega Pokémon. Tanto facile era, che ci voleva? Basta che andavi a livello 70 con tutti. Perché hai perso? Perché sì. Ah, però non c'è la musica di Biancavilla qui. Ok, sì, sono il campione. Professore, andiamo nella sala d'onore e concludiamo questa perlomeno prima parte della serie. Perché poi settimana prossima esce il DLC di Scarlatto e Violetto parte 2. Che poi è un DLC ma in due parti, quindi un po' una cioè, sembra quasi una fregatura, no? C'è chi lo chiama DLC 2, ma in realtà è la seconda parte del primo. Quindi potrebbe essere che ne mettono altre. Ci starebbe. Protrarre il gioco più a lungo del normale. Meglio farlo durare almeno un altro anno. In modo che Game Freak possa prendersi 3 anni pieni per fare un gioco. E non uno per svilupparlo. Uno per la storia e tutto, e due per lo sviluppo che non basta mai. Che poi il prossimo gioco, la prossima gen, sarà su console nuova, a detta loro. Loro l'hanno detto. Sì, mamma, ho battuto il Super 4, quindi. Sono cresciuto e basta. Il professor Rock ha chiamato? A proposito di un Pokémon leggendario, sorellina! Ah già. Vuoi darmi qualcosa? Squirtle? Ok, no. Squirtle, mi dai anche Bulbasaur, immagino. Ok, no, niente, non mi dà Bulbasaur. Sei cattiva. Allora, devo andare a parlare con il professor Rock prima di concludere il video. Vediamo un po', ci vuole parlare di un Pokémon leggendario. Hai parlato con il professor Elm. Quindi devo andare. Ah, voglio. Ah, mi dà un Pokémon. Ho letto leggendario. Non lo so. Non so cosa ho letto. Sindacquil, ovviamente. Ah, ecco, eccolo. Hanno sviluppato un Pokémon più forte di qualsiasi altro. Ma è diventato feroce e l'hanno dovuto rinchiudere da qualche parte, immagino. Elm quindi sa dov'è? Il suo laboratorio si trova a New Bark Town, Borgo Foglianova. A Johto. Vuoi andare? Vabbè, andiamo. Ah, eccoci la cascata. Beh, direi che magari si può continuare. Mi ha curato i Pokémon? Beh, meno male. Si può continuare magari un giorno o l'altro.
Ad ogni modo, per il momento è tutto. Vi ringrazio per aver seguito il video. La serie si ferma qui per un attimino. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. Noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!